Eccoci qui ragazzi. Allora, nel primo video che ho condiviso con voi vi ho mostrato come si può diventare disinvolti sotto il cielo stellato con l'utilizzo semplicissimo di un binocolo e delle carte stellari che aiutino a diventare, diciamo, consapevoli di quelle che sono le costellazioni, gli oggetti celesti sopra di noi. Nel precedente video invece vi ho mostrato come partendo da zero ho costruito un intero telescopio, e poi troverete tutte le indicazioni nel video stesso, e ovviamente dal momento in cui ho costruito il mio vero telescopio, quello grande, quello serio, quello performante, beh, da lì ovviamente è seguito una serie lunghissima di serate di utilizzo di questo telescopio sotto il cielo stellato. Me lo portavo in macchina ovunque, ovviamente. Avete visto nel video, era abbastanza grande e voluminoso, ma io l'avevo costruito in maniera tale che potesse essere smontato in tre pezzi ed essere praticamente diciamo portato all'interno di una qualsiasi utilitaria. Io avevo un'utilitaria, mettevo il telescopio smontato lì, me lo portavo nelle campagne, nei luoghi più bui, nel Parco Nazionale del Pollino, dove c'è ancora un cielo molto molto buio, a più di 300 km di distanza da casa, ma anche nelle campagne intorno al paese, quelle ancora sperdute, lontano dall'inquinamento luminoso. Ho fatto una serie enorme, lunghissima di serate osservative con quel telescopio, che mi ha dato e continua ancora adesso a darmi tantissime soddisfazioni. È chiaro però che a un certo punto poi, come si suol dire, no? L'appetito viene mangiando, e quindi ci sono dei problemi a portarsi in giro sempre il telescopio, problemi dovuti, diciamo così, alla precisione. Ovviamente montare il telescopio in quelle circostanze, smontarlo, spostarlo, bisogna, ovviamente le ottiche si disallineano, il cercatore anche, insomma bisogna fare tutta una serie di cose, di aggiustamenti prima di usarlo, che ovviamente fa perdere un po' di tempo, no? Tempo che poi viene sottratto all'osservazione, che è la parte più bella. E quindi ho detto, fra me e me pensavo, sarebbe bellissimo avere un luogo dove questo telescopio sta lì sempre riparato, sempre pronto ad essere utilizzato in qualsiasi momento. Sarebbe bello avere un osservatorio, magari poterlo fare, magari poterne avere uno. Uno entra nell'osservatorio, apre, accende e funziona tutto, insomma, dove non c'è bisogno di allineare, di collimare, di stazionare, di fare tante di quelle operazioni che sono essenziali prima di iniziare ogni serata osservativa. E quindi stavo pensando proprio, cominciavo a maturare in me l'idea di avere un osservatorio astronomico. L'osservatorio astronomico, quando si pensa a un osservatorio astronomico, normalmente si pensa alla cupola, no? Alla cupola emisferica che custodisce all'interno il telescopio. Beh, io all'università avevo imparato dei grandissimi problemi, praticamente insormontabili quasi, delle soluzioni a cupola, che non vi sto a dire perché poi dopo altrimenti il video usciamo fuori tema. Quindi avevo bisogno di qualcosa di più performante, di più, diciamo così, di più adatto a quelle che erano le mie esigenze. Poi, fra l'altro, la cupola costa tantissimo, sia comprarla che eventualmente anche realizzarla. Per cui avevo pensato a un tetto scorrevole, cioè un vano, una piccola stanza con un tetto scorrevole che nel momento in cui fosse stato aperto avrebbe praticamente lasciato tutto il cielo a 360 gradi libero sopra le proprie teste. E quindi avevo pensato, stavo cominciando a maturare l'idea di costruire un piccolo osservatorio casalingo proprio sul tetto di casa dei miei genitori, perché all'epoca, diciamo, quello avevo disponibile come spazio. E diciamo che sono stato fortunato perché sono in una famiglia in cui i miei genitori non mi hanno mai ostacolato, non mi hanno mai impedito, anzi al contrario, sono sempre stati, diciamo così, mi hanno sempre supportato in qualsiasi decisione abbia preso, diciamo, sia allora da giovanissimo sia anche più tardi. E per cui, insomma, hanno accolto con favore questa mia idea di realizzare un piccolo osservatorio sul terrazzo di casa. E quindi abbiamo fatto, ve lo mostrerò, fra un po' vi mostrerò cosa abbiamo realizzato. Abbiamo fatto dal muratore, abbiamo fatto realizzare solo le quattro pareti, e poi il tetto scorrevole l'abbiamo realizzato insieme io e mio papà. L'abbiamo fatto in legno e in ferro. Mio papà è, ovviamente era... falegname, però ha avuto anche un'esperienza come metalmeccanico, quindi sa utilizzare anche il ferro. E quindi io mi sono fatto un piccolo progettino
di un tetto, anzi, mi è venuta in mente l'idea di fare un doppio tetto scorrevole, perché se avessi fatto un singolo tetto scorrevole, questo una volta che scorre da una parte, poi diciamo così lascia un po' il cielo, diciamo così, almeno quello basso sull'orizzonte occluso, no? All'osservazione. Per cui io avevo pensato di fare due semitetti, uno che scorresse da una parte e uno dall'altra. All'occorrenza potevo spostare tutti e due da un lato o dall'altro a seconda del cielo che mi serve osservare, ma ve lo mostrerò fra un po'. E quindi, insomma, ci siamo messi a tavolino, mi sono fatto tutto lo schizzo, tutto il progetto. Poi con mio papà abbiamo realizzato lo scheletro di ferro, tubolari di ferro, e poi la copertura in legno, ovviamente. Quindi abbiamo utilizzato ferro e legno. Poi, ovviamente, all'esterno tutto trattato con una guaina protettiva che protegge praticamente il tutto dalle intemperie. E quindi io direi andiamo a vedere questo osservatorio astronomico che ho realizzato sul tetto di casa dei miei. Andiamo. Buongiorno ragazzi, questo è il terrazzo di casa dei miei genitori da cui ho iniziato le mie prime osservazioni col binocolo. Vediamo meglio. In realtà, però, poi col binocolo io mi piazzavo addirittura in questo terrazzo ancora più alto, un pochino più alto, dove però adesso sorge l'osservatorio, di cui vi ho parlato. Io direi di andare a dare un'occhiata all'osservatorio. È un tetto scorrevole, anzi un doppio tetto scorrevole. Questa è la scala dalla quale si accede. Andiamoci insieme a dare un'occhiata. Eccoci qua. Ecco qui il mio piccolo osservatorio, il doppio tetto scorrevole con delle finestre prese di luce, ovviamente le lampade sia quelle bianche che quelle rosse per evitare di avere abbagliamento durante la notte se dovesse servire della luce. Beh, qui ci sono giusto un paio di puzzle a tema astronomia, ovviamente. E qui ancora il computer che utilizzavo all'epoca. Beh, questo ormai risale agli anni 90, 96. Ormai lo tengo giusto come pezzo d'antiquario, non lo uso ovviamente più, ci mancherebbe altro. E al centro la colonna che regge il telescopio, reggeva il telescopio. Questa è stata semplicemente rivestita di legno a scopo esclusivamente, diciamo, estetico, ma non per altro. In realtà è una colonna di cemento che poggia direttamente sul pavimento. Qualche mensola, ovviamente, di quelle, servono sempre. E io adesso direi di vedere come si apre questo tetto scorrevole e l'effetto che fa. Ovviamente tutto realizzato in autonomia. Sia i profilati di metallo, io e mio padre insieme, lui in realtà era anche metalmeccanico, per cui gli è servita moltissimo la sua esperienza in questo settore per realizzare il telaio dell'osservatorio. Il resto è legno, tra l'altro mio papà è anche falegname, quindi fra metallo, ferro e legno ci siamo divertiti a fare questo tetto scorrevole insieme. Vediamolo un attimo come si apre. Per aprire togliamo il blocco e adesso basta far scappare il tetto a mano, semplicemente a mano. Uno da un lato, è leggerissimo come potete vedere, e uno dall'altro. Ecco che adesso abbiamo tutto quanto il cielo a disposizione a 360 gradi. Eccoci qua. Ovviamente, nel caso in cui dovessi aver bisogno del cielo basso in direzione sud, mi basterà questa metà trasportarla dall'altro lato. Viceversa, nel caso mi occorresse anche la parte bassa del cielo a nord. Questa invece è la vista dal basso, da fuori, dell'osservatorio col tetto scorrevole. Vedete, con tutte e due le metà che sono aperte, una da un lato e una dall'altra. Ovviamente poi questo è un osservatorio casalingo e infatti vedete che questa colonna è poggiata direttamente su questo pavimento. E negli osservatori seri non si fa così perché altrimenti quello che accade è che le vibrazioni del pavimento camminandoci sopra attraverso la colonna poi si trasmettono al telescopio. E quindi negli osservatori seri in realtà la colonna è completamente scollegata dal pavimento e arriva direttamente nelle fondamenta. Io non potevo fare questa cosa, se avessi dovuto bucare questo solaio, avrei trovato giù un altro solaio e giù sotto quell'altro solaio
avrei trovato poi il bagno di casa, quindi questa colonna sarebbe arrivata nel bagno di casa. Direi che probabilmente i miei avrebbero avuto qualcosa da ridire a questo proposito, quindi mi sono accontentato di una semplice colonna appoggiata sul pavimento, e quando facevo osservazioni e riprese, ovviamente lo facevo da solo, in assoluta solitudine, addirittura trattenendo il fiato nel momento in cui facevo foto per evitare ogni più piccola vibrazione. E quindi questo è l'osservatorio astronomico che ho realizzato, ripeto, era il 1996, la fine del 1996. Anzi, vorrei mostrarvi una foto di questo osservatorio col tetto aperto e con lo sfondo della cometa Hale-Bopp. Eccola qui. Questa cometa passò vicinissima a noi nell'aprile, era il 4 aprile del 1997, e quindi già diciamo testimonia il fatto che all'epoca questo osservatorio esistesse già. Infatti l'avevo finito di realizzare davvero pochi mesi prima, e fu veramente un grandissimo regalo avere l'osservatorio pronto in concomitanza del passaggio di questa cometa, che me la sono gustata tutta quanta per tutte le settimane in cui è rimasta visibile nel cielo. Ovviamente in questo video vi ho fatto vedere l'osservatorio finito, vi ho fatto vedere quanto è bello, quanto è funzionale e tutto il resto, ma prima di arrivare a questo punto ci sono stati tantissimi problemi. Cioè, la strada che mi ha portato alla termine della realizzazione è stata costellata di difficoltà di ogni tipologia, tant'è che alcune persone che frequentavo mi dicevano: ma dai Vito, ma lascia stare, ma chi te lo fa fare, un osservatorio costa troppo, autocostruirselo è troppo complicato, è troppo difficile, ci sono troppi problemi, ma lascia perdere tutto quanto, continua come hai sempre fatto col tuo telescopio caricato in macchina in giro per il mondo. A me sembravano un po' strane questi consigli che mi venivano elargiti così. Diciamo che non li ho presi sul serio, per fortuna, anche perché la mia altra grande fortuna è che non c'erano intorno a me solo persone negative, che c'erano, erano anche tante, ma soprattutto, vi dicevo poco fa, ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia in cui i miei genitori invece mi hanno sempre supportato nelle mie idee, nei miei sogni, no? Nei miei progetti. Mi hanno supportato dandomi un supporto non solo morale, che secondo me è il più importante di tutti, ma mio padre addirittura anche con supporto fisico, cioè aiutandomi poi nella realizzazione, che mi ha portato sì a incontrare tantissimi problemi, ma a risolverli uno dopo l'altro fino ad arrivare alla conclusione del progetto. Quindi cosa ho imparato? Una delle più grandi lezioni che ho imparato da questo episodio, a parte l'autocostruzione ovviamente, del telescopio prima, dell'osservatorio dopo e di molte altre cose ho autocostruito che vi mostrerò dopo, a parte quello, importantissimo è circondarsi delle persone giuste, cioè evitare assolutamente di farsi influenzare dalle persone negative, che ci sono molte, sono persone che spesso sono invidiose in realtà, poi si è scoperto nel mio caso, per alcune di loro era esattamente così. Le persone invidiose o comunque quelle negative sono quelle che in realtà non andranno mai da nessuna parte, ma soprattutto il problema maggiore è che cercano di non far andare da nessuna parte neppure gli altri, cercano di tarpar loro le ali, cercano di riempirgli la testa di tanta di quella negatività da uccidere ogni sogno, ogni desiderio, e questa secondo me è una delle peggiori sventure che possano capitare. Quindi questo è quello che io ho imparato: circondarmi esclusivamente o quasi di persone positive e di persone propositive, e le persone negative lasciarle perdere per la loro strada. Sì, ovviamente non significa questo che non bisogna tenere conto dei problemi, ci mancherebbe altro. I problemi vanno, diciamo, tenuti sempre d'occhio, ma vanno tenuti d'occhio non nell'ottica di farsi spaventare e quindi chiudere bracche e burattini e non fare più nulla, ma tenerli d'occhio soltanto nell'ottica di trovare il modo per risolvere quei problemi e andare avanti. Ecco, questa è la più grande lezione che ho imparato da questo episodio. Spero, nel mio piccolo, in questa piccola condivisione, che possa servire anche a voi. Anzi, sapete cosa stavo pensando? Perché non mi scrivete qua giù nei commenti che cosa ne pensate a proposito di quello che vi ho appena raccontato? O magari se avete voi stessi avuto qualche esperienza in quest'ambito, con persone positive o negative, come avete risolto, se avete risolto e così via. In questo modo, dall'esperienza di ognuno di noi, tutti quanti gli altri se ne possono avvantaggiare in qualche maniera, no? Quindi aspetto di leggere i vostri commenti qua giù, spero numerosissimi. A presto e appuntamento al prossimo episodio. Ciao da Vito!